ci fa crescere sani. Viva la RAI! Viva la RAI! Quanti geni lavorano solo per noi! Viva la RAI! Con il suo impero dice la RAI, soltanto il nero, viva la RAI, con gli appaccioni gli operai. Ah! In via le Mazzini ci giocano i bambini, mentre tu vivi grazie alla RAI TV. In fondo è la tua mamma, ti ha lasciato dall'antenna, mamma RAI, non ti abbandona. Viva la RAI! Viva la RAI! Viva la RAI! Viva, viva! Però, eh. Ora Roberta Gangeri, Ortona, prego! Laura, bentornati anche nel cuore dell'Abruzzo, ma guardate come sono belle queste macchine volanti, sono solamente una parte della straordinaria collezione di aquiloni del signor Oscar. Buongiorno signor Oscar, sono davvero particolari in quanto riproduzioni fedeli di aquiloni d'epoca, ce li può descrivere? Sì, sono riproduzioni di aquiloni del periodo pionieristico dell'aviazione, fino all'800, primo 900, servivano per portare in alto attrezzature scientifiche per la fotografia aerea e per i rilevamenti meteorologici. Logici in genere. Ecco, ma in quel periodo come venivano costruiti? Beh, i materiali sono quelli reperibili all'epoca, quindi legno d'abete a fibra lunga, potete vedere del cotone, del normale cotone, e in particolare le legature avevano fatte con la canapa pecciata, come quello che usavano i calzolai una volta, non so se. Ma tutti gli ortonesi qui in piazza sono anche molto attratti da questi aquiloni colorati. Sì, io ho uno slogan, metti il cielo dentro casa, significa dipingi un aquilone e esponilo in casa a parete come se fosse un'opera d'arte, un quadro normale. Ecco, io prima avevo notato uno in particolare, questo che è il mio preferito, con i colori gialli e arancioni, cosa rappresenta? Sì, questo è un Icaro dipinto durante una manifestazione che organizza Ortona dedicato alla Spagna. Dedicato alla Spagna? E beh, allora noi la dedichiamo alla nostra caposquadra, Laura Bariales. Laura, questo è tuo. E a proposito, di opere d'arte, ci avviciniamo ad un'altra sorpresa che ci sta finendo di preparare una pittrice ortonese. Guardate che meraviglia, l'aquilone di mezzogiorno in famiglia. Complimenti, signora Novelia. Grazie. E allora noi, sai che cosa facciamo? Insieme ai nostri bambini tra poco proveremo a farlo volare verso il bel mare di Ortona. Ma qui dalla piazza prosegue anche il tifo per i nostri ragazzi. Forza, grazie. Continuate così, vi aspettiamo dopo. Ciao. Che bello, lo mettiamo molto qua bello. Da opera lo d'arte. Lo qua, poi volo, lo facciamo volare veramente. Ma adesso devono volare anche i nostri concorrenti.